presented by Joconomicon.net. Ok, siamo qui a Play 2011 in questa, diciamo, nuova inedita occasione di frequenza ludica con Paoletta e Joconomicon con Riccardo, che approfittano per aprire questa opportunità di collaborazione, che speriamo sia la prima di tante altre a venire, con un ospite d'eccezione. Qua è praticamente la star che c'è a Play 2011, si tratta di Cephas Howard, ed è praticamente il team manager, il team leader dei progettisti dei giochi della Lego Games. Grazie di essere qui, Cephas. Benvenuto. Allora, innanzitutto è il primo giorno di Play, è la mattina, quindi stai iniziando a vedere un po' il clima di questa convention italiana. Una curiosità, così, da visitatore, che impressione hai di questa fiera? What are your impressions of this fair? I really love the fact that it's all about play, and that it's really about getting down and being social, and less about kind of sales and so forth. I think it's really about understanding games, developing that passion and love of games, and I think that's amazing. Mi piace molto l'atmosfera di, appunto, vedere tutti questi giochi qua, e anche per lui è un arricchimento, insomma. Yeah. Ok, ne approfittiamo anche per ringraziare Francesca, esatto, di avere il divertimento, che è qui con noi e ci aiuta nella traduzione. Volevi, do you want to join something? Sorry, just to say that I think you get the impression when you come in and you just see all the tables, I think that just says everything, it really sort of marks out what you mean by this whole event. L'impressione di quando entro a vedere tutti questi tavoli è molto, insomma, molto bello. Un bel colpo d'occhio, sì, insomma. Allora, Cephas, vuoi raccontarci un po' meglio qual è il tuo ruolo all'interno di Lego Games? Do you want to tell us what is your role in the team? Yeah, I was lucky enough to be at the very core, the start of the games thing, and helped develop the dice and the direction, and designed all of the original Lego games. And now I have the great pleasure to manage a team of designers, a very international team. We have American, German, Dutch, Danish, English, our team, and we design the current ranges of Lego games. Sento molto fortunato di appartenere a questo team, di essere all'interno di questo team internazionale che comprende artisti, insomma, che vengono dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'America, e insieme a loro, appunto, insieme a questo team sviluppo giochi Lego a partire dal dado, che è, diciamo, il simbolo, e poi sviluppo tutto il resto. Ecco, da cosa nasce questa esperienza con la Lego? Anche tu, come noi, credo tutti appassionati, sei nato e cresciuto con il passatempo, insomma, di mettere insieme questi mattoncini e dare sfogo alla fantasia, insomma, di quella infantile, però, insomma, un bel passatempo per tutti. Welcome comes from the passion about Lego games. You as we are, well, you were a child, you played with Lego. I think really as a child my kind of first great love was Lego, as a young child, 4 or 5 all the way up, and I think that up to about sort of age 8 or so, I definitely said I want to be a Lego designer when I grew up. I remember asking my dad, how do I get to be a Lego designer? But as I kind of got older, I really developed a passion for games and the social aspect, and enjoyed playing games with my brothers and with my friends, and actually probably by the time I was 15, 16 I wanted to be a games designer, and I have an incredibly privileged position to actually now be able to do both. Allora, fin da piccino giocava con i Lego, e già da 4 anni, poi quando ha cominciato ad avere sugli 8 anni voleva diventare un game designer, un designer di Lego, quindi diceva al padre, scusate i toscanismi, voglio diventare un designer di Lego, specificatamente di Lego. Poi quando è cresciuto ha cominciato a giocare ai giochi da tavolo,
e voleva essere un game designer, e adesso si sente molto fortunato di poter fare entrambe le cose. Ha conciliato questi due obiettivi. Dunque tu sei arrivato all'interno di Lego attraverso un percorso, una storia, hai in qualche modo così acquisito la logica di Lego, dell'industria Lego, dei pezzi, della qualità, degli standard. Esiste anche una ricetta dei giochi Lego, cioè quali sono gli ingredienti base per fare un gioco Lego? Mettiamo in crisi Francesca. You are in Lego world, so you know how a Lego game has to be. What are the ingredients for a Lego game? So do you have a receipt to do a Lego games or some receipt maybe? Yeah. I think there's some aspects there that we look at. I think that simplicity we always look for, because we're initially designing for these young kids and families. So very simple is the first thing. La prima cosa è la semplicità, perché i giochi Lego sono per bambini fondamentalmente. Then comes the role of the Lego bricks, so the building nature. It should be both more fun to be able to build this game and then the possibilities to be able to change it after. Poi un'altra componente fondamentale è appunto costruire il gioco, e quindi deve essere divertente costruirlo e poterlo cambiare. And I think then the nature of the 3D and the appearance that we can bring with our Lego, it has to look fantastic too, because for our kids it's both things. It's a beautiful toy that I've built and it's a game. It has to always be both. Deve essere attraente per un bambino vedere il gioco fatto, quindi un bel gioco che sia bello da vedere ma anche da giocare, insomma. Rispetto ai mattoncini Lego, quindi ai pezzi tradizionali, che tipo di vincoli avete? Cioè, quanto potete inventare? E a questo proposito faccio anche una seconda domanda. Come è nata l'idea del dado Lego? Perché tu ne sei l'inventore. About the bricks, you are free to create new pieces or not, and where the idea of the dice come from? Yes, we have an opportunity at Lego to always each year develop new bricks, but we have a set number across the whole company. So each team, each line has to compete to get the ability to make those bricks. What I focused on for games was two bricks that we needed to design. One was the small figure, but more importantly was the dice. And the dice came from the ability to take the key object in a game, for a game, a lot of games, a dice, and make it Lego, that it can be built, it can be changed, and it's part of the whole Lego experience. Allora, possono creare nuovi pezzi, ma sono molto limitati. Quindi fra tutti possono farne, insomma, pochi, quindi devono stare molto attenti. E il dado, diciamo, è il simbolo del gioco in generale, e quindi dovevano farle una cosa Lego, e quindi il simbolo è fare un dado che può essere cambiato, montato e personalizzato. Esatto. Dunque, parliamo un attimo della linea dei Lego Games. Ormai è qualche anno che è stata lanciata questa novità, per cui non sono più, insomma, non si contano più sulle dita di una mano i numeri, cioè le quantità di scatole differenti che si possono acquistare, ma sono diverse. Quindi sarebbe interessante capire se c'è una linea particolare che viene scelta nel portare avanti questa linea intera editoriale, e quali sono le novità più recenti che, diciamo, gli appassionati possono scoprire sugli scaffali. The Lego games has been launched since 3 years ago. So now we have many Lego games. Qual è la linea editoriale? Cioè come? How's the editorial line? How many more coming?
How many more are coming? Or yes, we are continuing to develop the games. There'll be you've just seen the new ones out this March in spring, and there'll be more coming this fall in August. And we will be producing new games every year. And I think how many depends on how our continued success and how many the markets can handle. But we will definitely bring novelty and newness. And we'll also, as you'll see this fall, be pushing the boundaries of what we can do with LEGO games, we believe, year on year each over time. Sono sempre continue novità che dipendono anche dal successo che hanno ovviamente quelli già lanciati. E comunque c'è stata una novità adesso a marzo, e a agosto, comunque in autunno, ci saranno altre novità. Sì. Nel design dei vostri giochi, quali sono i target che avete in mente? Voglio dire, quanto gioca il rapporto e la mediazione che ad esempio i genitori fanno tra il gioco Lego e i ragazzi, i bambini poi? In designing game, you think about the public, the target, and it's important in your games the link about the family. Yeah, we are very much kind of, and I drive that with my team, the focus is on games for these boys and their families that are intuitive, fun, new, understandable but different, and give them a lot of challenges. And also we want to get them to change, we want them to be creative, to design their own rules, to take them beyond the starting point. And they can only achieve that if the game is simple enough in the start. We've seen that if the game is too complex, it's tough enough to play it, and then they don't want to change it because it's, oh, this is already too hard. If the game is simple, you can go further. La cosa principale è la semplicità, e quindi perché loro vogliono anche che chi si avvicina al gioco, quindi principalmente i bambini, arrivi poi a cambiarlo, a crearlo, vogliono tirare fuori in qualche modo la creatività. E se il gioco è troppo complesso, ovviamente questa cosa non sarà possibile. Questa è la prima cosa. Parlava prima del fatto che la sua esperienza come giocatore di giochi da tavolo sia stata utile e importante per questa sua esperienza, quindi volevamo essere un po' curiosi e capire che esperienza ha avuto nel passato e quanto ha influito in questo suo lavoro attuale. Your experience as a player, it's important for your work now, and what can you say about your experience? As I said before, I think the importance is to understand your target audience, know who you're designing the game for, whether like for us it is these boys who like Lego and are between sort of 6 and 10, but I think for any game designer, understand who you're making the game for, what they want, and I think we started this whole thing with learning those needs, understanding these boys and this our audience from the start. What is it they want, what can we deliver, and then delivering that rather than making something and then trying to force sell it to somebody. Understand what they want first and all the way along. È molto importante capire a chi ti riferisci e cosa vuole il giocatore, e non farlo per forzare le cose, ma a chi ti riferisci, quindi cosa vuole l'altro. Cos'è una cosa che da giocatore ha imparato, sì. So just one thing, we test with kids every week, from locally to internationally and all through the year. So we always have hands on, so you could almost say that all of our games are co-developed, because what the kids say wins. It's all about being intuitive and being what they do. If we take a game in and we expect that we want the kids to do this, but they do this, a week later, that's what the game is. Because there is no point in trying to make them do something they don't want to do. Loro nei suoi giochi vengono molto playtestati con i bambini, e quello che dicono i bambini, diciamo, è legge rispetto quasi a quello che dicono loro, perché quello sarà il mercato poi a cui, certo, andranno a riferirsi, quindi sono anche pareri spontanei per lo più, per cui, esatto, molto affidabili. Sì, esatto, quindi è una cosa su cui fanno molto affidamento. Rispetto ai temi e alle ambientazioni, noi siamo in un festival del gioco dove
ci si spara, ci si uccide, ci sono arene di combattimento, si fanno fuori draghi, eccetera. E tutto sommato anche l'ultimo film di Harry Potter non è poi così tenero come temi e come situazioni. Che tipo di politica ha Lego Games rispetto alle ambientazioni e ai temi che possono essere o meno trattati nei giochi? What about the themes? Lego has a precise idea of the themes. What Lego can do or what do you have forbidden things? Yeah, very much so, yeah. I think that Lego has always been wary of violence and that sort of nature. You know, you can't buy Lego tanks or that sort of nature, and so we follow that same thing in the games thing, but kids, they love conflict, they love good and evil, they love combat. So it's not to say you can't do those things, but it's the way you do those things. It's about the Lego humour. It's about being light about when you treat these subject matters. La violenza non è ovviamente permessa, anche se i bambini adorano combattere tra di loro. Il punto è nel come si fa una cosa, quindi bisogna stare attenti a quello. Because we're trying to make things for fun for them, and if that's fun for them, then we shouldn't not do that. But how we do that is always the challenge. Perché bisogna fare una cosa che sia divertente per loro, e quindi la sfida è come fare le cose. Qual è il tuo rapporto con gli autori del tuo team e quali sono anche le politiche di relazione che l'editore Lego Games ha con gli autori? What is your relation with the other authors of the team, of your team, and with Lego? I have a team. I'm the design manager, and I have some senior designers and designers, different ages and different development stages, coming through developing the games with me and for me. And I am the kind of the editor, and I will decide. I will brief what games we are doing this year, and I have to obviously have that approved from the top, but really I'm in control. And then the designers will design games, and I will help them sculpt their games and try and develop them as game designers, and then finally have the final say. And really I'm trying to be the boy. I'm trying to put my head in the boy, that I'm the boy that now receives the game, and what is going to be the right level of entry point to me. That's my job. I have to be the boy. E lui è a capo del team che comprende persone designer di diversi livelli, che lavorano quindi a diversi livelli nel gioco, e quindi lui si deve mettersi, diciamo, nella testa di un bambino e vedere se quel gioco è godibile per un bambino. Quindi comunque sì. E un altro aspetto interessante del suo lavoro credo sia stato quando ha dovuto collaborare con Rainer Knizia, perché uno dei titoli di Lego Games è proprio firmato da lui. Com'è stata questa esperienza? Has been the collaboration with Rainer Knizia, the experience with him? It's been fantastic, and it continues to be so. We're really very privileged to work with him, he's a great asset to the team, and the entire team loves the time we spend when he comes and challenges us and really kind of reviews the work we've been doing and pushes us to be even tighter with the odds and the chances. He's a maths genius, and we love him for that. Il rapporto è stato molto bello e continua a esserlo, e anche tutto il team è molto... si è trovato molto bene con lui, e appunto quando lui viene a visionare anche i giochi è sempre una sfida. Sì, tu sei anche giocatore, allora una domanda sul catalogo Lego Games: qual è il gioco che in assoluto come team leader tu preferisci come design, e qual è il gioco invece a cui giochi magari più volentieri come giocatore? You are a player. Yes. But what's your favorite Lego game as a player and as a designer?
I think I have two, and it depends on who I'm playing, and I think that's always the nature of games. My favourites are Harry Potter, if I'm playing with some of my brothers or my more adult friends, because we can get really evil with that one. And if I'm playing with some of my other friends who are lighter gamers, or with other kids, I love to play Minotaurus. I really find that we can open that up and have two kind of adult gamers and 2 6-year-olds and have a great game all together. So I really find that that is a great divider, a great balancing game. Dipende tanto da con chi giochi. Se gioco con un mio familiare o comunque con amici molto stretti, Harry Potter è il mio preferito, perché si diventa anche un po' cattivelli giocando a quello, mentre in altri casi Minotaurus è quello che mi piace di più. Ok, direi forse solo un'ultima domanda. Sifas, a questo punto veramente solo come giocatore, quali sono i tuoi giochi preferiti? 2 o 3, se hai voglia di raccontarti, di dirci quali sono i titoli a cui giochi quando hai tempo, naturalmente. Now, only as a player, what are your favorite games? Again, I always find it's a hard question, because it depends who I'm playing with, and it would be totally different if I was playing games with you, or with them, or whatever. But I have to say that over the years, now I live abroad, portability has become key. So if I can stick it in my rucksack and take it cross countries and play it. So Citadels has always been one of my favourites, and it only gets more so with time. And I mentioned earlier, Bang, so card games. But I also really love a good game of Risk. It has its weaknesses, but you lose less friends than Diplomacy, which I also love. I've really enjoyed Small World recently. It's been a big favourite. Dungeon Master, I have a bit of a penchant for the fantasy, back from the old Talisman days. I'm really a game lover, so I love all things. I really liked Geister. It's German now. The little ghost game where you have to grab the right object. I don't know if you played that recently, Essen. But I think that we have a game rule in the office of 700 or 800 games. I also read research, so at some point it also becomes a blur. It's like asking a video store owner what's his favourite movie. You have so many, it's tough to actually even play the same one twice. You still have others you've never even played yet. So it's tough to have favourites, but I would say Citadels is still my favourite. Ok, allora, spero di ricordarmi tutto. È difficile dire quale sia il gioco preferito, perché dipende tanto da con chi giochi, quindi giocare con una persona è diverso che giocare con un'altra. Piacciono molto i giochi di carte, quindi Citadels e Bang. E Risico, sempre divertente da giocare con gli amici, perché la diplomazia lì se ne va. Ultimamente Small World, una delle novità. Comunque è difficile chiedere a un game designer qual è il gioco preferito, perché lì in ufficio ne hanno 700, hanno una, e prima di giocarli tutti, insomma, passa. I mean, I love Catan and Carcassonne, obviously, but it's almost like saying I like chess. Some of these games become so much a staple that if you are a game lover, of course you like these games. It's more what else do you like? Ama Carcassonne e Catan, però è come dire ti piaccio, per un appassionato di giochi ti piacciono gli scacchi, sono cose ovvie, si parte da lì e poi si va avanti. Certo. Sì, ma dopo questo lavoro alla Lego Games, da grande cosa pensi di fare? After this job in Lego Games, what would you do when you become a man? Yeah. When I grow up. Yeah. I think because this is an hobby. Yeah. I think that actually there's a joy to that nature of as a game designer before I joined Lego. I still love simplicity, but a lot of my games would have been more 12 plus, more adult.
So this was a whole new challenge for me to do 5+, 6+ games. So it's opened up a whole new avenue for me. But if I wasn't for LEGO, I would then probably go back to making adult games. But I have learned a lot about simplicity and about designing for others and for children that I would take with me. And I would probably do a lot of my adult games differently now. Okay. Allora, la semplicità è sempre comunque piaciuta, però prima di lavorare per LEGO faceva giochi da grandi, quindi 12 anni in su. Adesso, però comunque questa esperienza di aver creato giochi per bambini è comunque una cosa che l'ha arricchito e in un futuro, se dovesse ritornare a fare giochi per adulti, comunque terrà questa lezione molto cara e quindi userà questa esperienza. Okay. Bene, allora lo ringraziamo tanto per averci concesso questa lunga intervista, gli auguriamo buon lavoro perché sicuramente resterà qua 2 giorni e saranno giorni intensi, credo che molti lo coinvolgeranno un po' come noi in altre interviste e speriamo magari di avere in anteprima per il prossimo anno alcune novità. Allora direi che a questo punto da Play, almeno con Sifas Howard e tutto, lo ringraziamo, da Paoletta di Frequenza Ludica e da Riccardo di Gioconomico, ringraziando Francesca di Creatori di Divertimento, vi salutiamo e grazie Sifas ancora e complimenti. A presto.